Il Pescara esce sconfitto per 2-0 dal campo di Frosinone. L'analisi in studio con Gabriele De Bari e il vice allenatore Davide Ruscitti. Un piccolo passo falso per il Teramo, passato in vantaggio con Bombaggi, il Catania impatta nel finale. Non si ferma più il Notaresco, altro successo per la formazione del presidente Di Giovanni, pareggia la Recanatese, gli abruzzesi volano a più 10. Nel basket, Roseto con 25 punti di Bobby Jones torna al successo, molto bene anche l'esordio di Domenico Sorgentone sulla panchina di Chieti. Ortona sa solo vincere, la formazione abruzzese passa anche a Santa Croce al tie break e resta al comando della classifica in Serie A2. Parleremo anche di rugby nel corso della domenica sportiva con il presidente del Pescara e verrà a trovarci Giovan Battista Venditti, che 2 giorni fa ha detto basta al rugby giocato, su alla storica meta che ha permesso all'Italia di battere il Sudafrica. Tanti temi da trattare nella nostra domenica sportiva, buonasera, ben ritrovati in diretta, intanto un saluto, un benvenuto a Roberto Cherchi, chiaramente buon lavoro Roberto, un saluto e buon lavoro anche a Dino D'Angelo in regia, torno a salutare Gabriele De Bari, ciao Gabriele, ciao buonasera. A tutti, buonasera, ben ritrovato, l'avete ascoltato dai titoli, in studio con noi il vice allenatore del Pescara Davide Ruscitti, ciao Davide, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, è tornato a trovarci con grande piacere con una veste nuova, quella di allenatore Simone Di Tommaso, ciao Simone. Buonasera. Ciao, noi chiaramente parleremo con te di tutta la pallavolo abruzzese, del tuo nuovo progetto, dalle 21.40 in studio Giovan Battista Venditti, un abruzzese che ha segnato un po' la storia della nostra nazionale con quella meta realizzata contro il Sudafrica, il presidente del Pescara Rugby per un'iniziativa importante che ci sarà a scopo benefico da domani a Pescara. Tra un po' andremo anche alla redazione del centro con il caporedattore Rocco Coletti, ma andiamo con ordine. Gabriele, hai il vice di Zauri Ruscitti, quindi puoi iniziare la tua analisi con tutte le domande che ritieni opportune. No, più che domande sono considerazioni. E domande preferirei fare a Zauri, ma non fa niente. È stato un Pescara brutto, senza personalità, senza gioco, senza anima, forse uno dei peggiori di questa stagione. Ed è un peccato perché non pensavamo che potesse perdere, sì, giocando una squadra superiore forse, puoi anche perdere, ma almeno te la devi giocare. Puoi sentire dire il tecnico che sei rigiocata, e allora dico che partita hai visto, che partita preparata e che partita hai visto. Allora, che partita preparato lo chiediamo a Davide Ruscitti, come l'avevate interpretata almeno nel vostro pensiero questa partita senza l'attaccante di riferimento, perché la grande novità sostanzialmente è stato Memuscia e dietro Macin Galano avete rinunciato all'attaccante di struttura lì davanti. Ma le partite si possono preparare in tanti modi, che non sia stata una bella partita è evidente, sia da parte nostra che da parte loro. Frosinone è partito con ben altre ambizioni, è sceso dalla Serie A l'anno scorso, è retrocesso, ha un budget molto molto elevato. Il momento in cui ha fatto, diciamo, è stata una partita alla pari, abbiamo tenuto, diciamo, il possesso palla, sterile, come ha detto il mister. Sicuramente cercavamo qualche inserimento da dietro con quei 3 giocatori davanti, Memushai, Machin e Galano, che magari potessero dialogare come hanno fatto altre volte e occupare un pochettino più l'area di rigore. Non è andata così, dopo nel momento in cui l'equilibrio si è spezzato con l'ingresso di Dionisi che insomma con un assist e un gol ha portato la partita a favore del Frosinone. Quindi l'idea, Gabriele, era quella di occupare l'area con i trequartisti, ecco, diciamo così. Io dico una cosa, il Pescara è una squadra di qualità, sì, che ha un centrocampo di qualità. E tu non puoi rinunciare a giocare a Frosinone, tanto il gol, la difesa del Pescara, che è una di difesa mediocre, tant'è che solo 2 squadre mi pare abbiano fatto peggio del Pescara come gol incassati, il gol prima o poi lo prendi, è quasi certo, allora te la vai a giocare sul piano del gioco, ma tu non l'hai giocata per niente, è il mister che ci dice ce la siamo giocata, no caro mister, non ve la siete giocata. Avete rinunciato a giocare dal primo tempo, accontentandovi di tenere il pallone senza quasi mai entrare nell'area, perché non c'era nessun attaccante del Pescara in area. E in quel modo lì, una squadra che è forte come il Frosinone, che gioca fisico e tutto, prima o poi il gol te lo fa, tant'è che i gol gliel'hanno fatto e tu non hai avuto
per me ha dei rimpianti, perché tu non te la sei giocata la partita, puoi anche perdere, ci mancherebbe altro, a Perugia hai perso, ma almeno hai dato un'idea di volertela giocare, qui invece hai rinunciato dall'inizio, è questo che non accetto. Cioè, come Cremonese, abbiamo fatto passare la Cremonese come una squadra straordinaria, anche lì hai cambiato modulo perché temevi la Cremonese, qui temi il Frosinone, ma il Pescara è in grado, a mio avviso, di potersela giocare, poi puoi vincere o puoi anche perdere, ma almeno te la vai a giocare sul campo e non dici a fine partita me la sono giocata, ce la siamo giocata, no, non ve la siete giocata. Sei d'accordo Davide su questa cosa? No, rispetto l'opinione, ma è chiaro che non è che uno va per non giocarsi la partita, cambiare modulo non significa non volersela giocare, il Frosinone, giusto per dare un'idea, nelle ultime 5 partite in casa ha subito 0 gol facendo tantissimi gol. Ha cambiato assetto nel corso della stagione, nel senso che all'inizio giocava un pochettino più spregiudicato, nell'ultimo mese e mezzo ha ottenuto grandi risultati compattandosi dietro, come ha fatto d'altronde domenica, giocando a 5 dietro con 3 centrocampisti con una grande fase difensiva, una fase di non possesso. L'idea chiaramente del mister era quella di portare via di far uscire qualche difensore dalla loro linea per poi cercare qualche inserimento. Ripeto, col senno di poi si giudica chiaramente il risultato e quello che è stato l'andamento della partita. Chiaramente in questo momento non è voler difendere il mister, ma il mister chiaramente non era andato lì per passare il tempo con il possesso palla, l'idea era tutt'altro. Io chiaramente diamo quella notizia di cronaca di oggi perché comunque c'era stato un po' di malumore ieri, no? Dopo la prestazione, il presidente Sebastiani nell'ultima intervista fatta nel dopopartita, quella contro il Venezia, già aveva usato delle parole abbastanza esplicite, un po' scontento di alcune situazioni. Diciamo che oggi c'è stata una riunione, chiaramente confermata la fiducia al tecnico Zauri per quanto riguarda il Pescara. Io la mia sensazione, ti dico questo Davide, vedendo la partita dagli spalti ieri dello Stirpe, è che il Pescara fino alla tre quarti campo del Frosinone arrivava bene con il fraseggio, anche in verticale o in orizzontale. Il problema è che quando poi la palla arrivava a Macin, a Memuscia o a Galano, se alzavi un po' lo sguardo, gli ultimi 30 metri erano solo maglieggiati. Torni indietro. Solo questo è stato un po' il difetto che si è visto della partita. Ma è quello che stiamo ripetendo, il discorso è quello fatto poc'anzi. Sicuramente loro sono... Ripeto, nelle ultime 5 partite hanno subito 0 gol, in casa hanno fatto 20 dei 26 punti che hanno racimolato in questo campionato. Sì. È sicuramente una squadra difficile da affrontare, soprattutto nell'ultimo periodo dove ha ottenuto tanti punti, ottenendo adesso siano terzi in classifica. Quello che voleva il mister non era sicuramente passarsi la palla per perdere tempo, era un cercare di tenerli più lontani dalla porta, cercando di sfruttare gli inserimenti dietro le spalle dei loro difensori. Gabriele, per chiudere questo primo argomento. Il problema è che tu vieni da 4 partite in cui hai fatto 2 punti. Sì. Il Pescara ha perso 7 volte, cioè quasi una partita su 2 Pescara l'ha persa, è grave perché vuol dire che non riesci mai ad avere continuità. Ma noi prendiamo il Pordenone ha perso a Pescara ed è secondo in classifica, una neopromossa. Allora, Benevento ha perso 4 gol a Pescara e sta dominando il campionato. E ha perso una sola volta, ma la partita sbagliata ti può capitare una, tu ne hai perse 7 e 7 sono troppe, soltanto 2 o 3 squadre. Però ne hai anche vinte tante. Ne hai vinte 5, 6, forse 6. Ma non puoi perdere 7 partite su 16, quasi la metà del campionato. Solo 2 squadre hanno perso più del Pescara, 2 o 3. Hai una domanda per Davide prima di andare a vedere il servizio e di cominciare a introdurre il discorso volley? Io apprezzo che è venuto lui ci mette il viso, io invece le domande che vorrei fare al mister. Però comunque è una squadra, diciamo, lo staff tecnico, quindi Davide Ruscitti può rispondere alla grande. Sì, ci mancherebbe altro. Penso che parlino la stessa lingua Ruscitti e Zauri. Non voglio colpevolizzare lui. Ma le colpe no, Zauri ha tanti attenuanti, gli si è fatto male il centravanti,
oggi ne ha tre di attaccanti che non ne fa uno buono. Dai, no, non esagerare. Ma la verità, Gabriele, dai, ma che ti vuoi? No, ma, no, allora, Gabriele, non esagerare. Ma così, vediamo lo score degli attaccanti del Pescara. Sì, ma non esageriamo così. Non ne fa uno buono, non ne fa. Non è così. Il migliore sarebbe quello che veniva dalla Serie C, Brunori, che non gioca. Maniero ha fatto sette gol in due anni. L'altro è il ragazzino, puoi mettere sulle spalle del ragazzino una responsabilità di un attacco in Serie B. Questa è la più grande attenuante che ha Zauro, non ha il centro avanti. E questo è un problema serio se vuoi andare in A, se vuoi competere per andare in A. Poi altri problemi ce l'ha avuto. L'infortunio di Palmiero che è determinante, il portiere di Palmiero, perché il centrocampo ce l'ha l'alternativa, 34 giocatori. Quello che volevo chiedere lui è perché questa squadra non ha una fisionomia sempre uguali, cioè, perché si deve arrivare a Cremonese, si cambia, si va a Frosinone, si cambia, perché non ha una sua identità sempre quella omogenea cui insiste a rilavorare? Ma il discorso è che esclusivamente con la Cremonese e con il Frosinone è cambiato il modo di giocare, che si è giocato con la Cremonese 3-5-2 con l'Ascoli, se non ricordo male, prima di passare al 4-3-2-1, ma si fa per esigenze oggettive che chiaramente vengono valutate durante la settimana. È chiaro che uno mette la squadra non per perdere, ma fare il meglio possibile. Dopo è chiaro che si può anche sbagliare, però non è ripeto, il fatto della continuità è vero, perché è un campionato equilibrato, siamo decimi, siamo a metà, chiaramente i risultati sono fondamentali, bastava aver vinto con il Venezia e con la Cremonese, che fondamentalmente ci hanno ripreso al 90esimo tutte e due. Eravate lì. Eravamo. Sono rimpianti che hanno anche altre squadre. Assolutamente, anche noi abbiamo vinto ad Ascoli e a Cosenza, però per far capire, chiaramente si parla di risultati e bastava poco per stare più in là e magari tutti questi problemi che si evidenziano venivano, diciamo, un pochettino minimizzati. Prima di andare con il servizio e di andare da Rocco Coletti, che è pronto alla redazione del centro, volevo introdurre il discorso con Simone Di Tommaso, perché parleremo diffusamente di pallavolo questa sera con Ortona, che abbiamo detto nei titoli Simone sa solo vincere, con Simone Di Tommaso che fino all'anno scorso veniva a trovarci come giocatore di Serie A1 e che adesso ci viene a trovare nella nuova veste di allenatore. Ecco, tu e Davide siete giovanissimi e siete già dall'altra parte, avete appeso le scarpette, eh? Come ci si sente, Simone? Bene, io peso le ginocchiere, però. Vabbè, c'è anche le scarpette, dai, sì. Si può usare. È comunque una scelta di cui sono fiero di aver fatto, sono sereno e ero convinto e lo sono tuttora. E sicuramente Davide è già più alto livello, però ho la situazione giusta per lavorare nel migliore dei modi e poter crescere anch'io come allenatore. Con te parleremo diffusamente di Serie A con Ortona, parleremo del derby di ieri che c'è stato tra Orsogna e Altino in B1 femminile, parleremo della tua nuova realtà. Mi dici, prima di tornare a parlare di calcio, che idea ti stai facendo di questa nuova Ortona, che ha problemi grandi perché Marx non riesce a rientrare, Simoni, il capitano, ancora non riesce a rientrare, vince sempre, sa solo vincere. Sì, ho un'idea abbastanza chiara perché mi è successo di andarla a vedere. Qual è la tua idea? È una squadra che in questo momento gioca bene. Ho vinto 3-2 a Santa Croce. Vittoria importantissima in un campo storicamente ostico, molto difficile. È una squadra che gioca bene, è una squadra che gioca spensierata, è una squadra che è in grossa fiducia, che ha trovato poi negli elementi che hanno sostituito gli infortunati Marx e Simoni, Carelli e Sesto, che non li stanno facendo rimpiangere, anzi, Carelli in questo momento è un riferimento importante in attacco. Questo vuol dire che durante la settimana lavorano bene, vuol dire che il gruppo è coeso, vuol dire che tutti i ragazzi sono in fiducia. Questo li porterà sicuramente ad avere delle prestazioni che magari all'inizio dell'anno non ci si aspettava, però tutto sommato adesso sono primi e lo sono con merito, perché
hanno vinto tante partite e molte di queste anche difficili, che non dimentichiamo, il campionato di A2 quest'anno è molto difficile. Ti faccio un'ultima considerazione, Simone. La classifica dice che Ortona ha 21 punti, uno di vantaggio nei confronti della seconda squadra in classifica. Tu te la senti di dire, siamo arrivati a metà dicembre, che Ortona adesso deve avere l'obiettivo di vincere il campionato e di andare in A1? Non penso sia giusto nei confronti di una squadra che ad inizio dell'anno non aveva questo obiettivo. Significherebbe magari mettere su questi giocatori, su questa società, un peso che non è il corretto nel momento in cui è stato fatto, ricordiamoci, un'acquisizione dei diritti, perché l'anno scorso Ortona addirittura era retrocesso, un cambio radicale nella squadra, il cambio della regia passata dopo anni di Andrea Lanci a Pedron. In questo momento sono stati bravi a trovare questo equilibrio che li porta a giocare una pallavolo davvero piacevole. Si stanno esaltando all'interno di questa formazione delle individualità che sono importanti, sono anche piacevoli, perché una ad esempio è Toscani Libero, sta facendo un inizio di stagione super. Però una squadra che gioca così bene può andare in Serie 1, dai, Simone. Può andare, però il campionato di A2 è ancora molto lungo, molto complicato, passa attraverso i playoff, non solo attraverso la regular season, quindi noi tifiamo Ortona, però secondo me non sarebbe corretto buttargli addosso questa responsabilità. Torniamo con te con la pallavolo tra un po', Simone. Vado a salutare Rocco Coletti, il caporedattore del quotidiano Il Centro delle Pagine Sportive, che è in diretta dalla redazione. Ciao Rocco, buonasera. Buonasera. Allora Rocco, noi abbiamo già discusso un po' con Gabriele De Bari, che questa sera è tornato ad essere molto molto arrabbiato con Davide Ruscitti, chiaramente non arrabbiato con Ruscitti, arrabbiato con la situazione del Pescara. C'è Simone Di Tommaso che ci ha dato la prima pennellata di volley su questa splendida Ortona. Tra un po' arriverà Giovan Battista Venditti, della ex nazionale di rugby, con il presidente del Pescara Rugby, quindi tanti temi da trattare. Vorrei farti subito intervenire con Davide Ruscitti, Rocco. Beh, prima di tutto saluto Davide e saluto tutti gli ospiti in studio. Naturalmente il tema del giorno è la sconfitta di Frosinone per quanto riguarda il Pescara. Io quello che penso l'ho scritto questa mattina sul giornale, non sono pensieri positivi per questo Pescara, al pari di tutti quelli che hanno seguito la partita. Il piano gara di Zauri si è rivelato fallimentare. Difesa a tre, attacco senza un centro avanti in ruolo, sono state due scelte punite dal campo e dal risultato. Se pensiamo che il Pescara ha dovuto aspettare la mezz'ora della ripresa per fare il primo tiro in porta, la squadra che ha l'attacco più prolifico del campionato, questo basta a rendere l'idea di come alcune scelte siano quantomeno opinabili. Io ho detto francamente, facile parlare dopo le partite, soprattutto in caso di sconfitta, però ti posso garantire che al venerdì, quando ho saputo la formazione, immaginavo come sarebbe andata la partita. Beh, questa insomma è una critica molto dura, la tua, Rocco. Io un po' sulla falsa linea di quello. Se Rocco vuole fare una domanda a Davide Ruscitti. No, io la cosa che non riesco a capire è che Zauri, in maniera certosina, professionale, con la mente libera, è andata alla ricerca del modulo giusto, degli equilibri giusti, dell'atteggiamento giusto, costruendo uno spirito di squadra e trovando determinati equilibri, per l'appunto, con il 4-3-2-1. Intuizioni tutte di Zauri. Borrelli se l'ha inventato lui, centravanti titolare. Macin, spostato mezza punta, se l'ha inventato lui. Quindi ha lavorato, lui, il suo staff, la società, ha lavorato su alcune idee e ha trovato la quadratura del cerchio. Io non riesco a capire, non mi spiego il perché poi, dopo la sosta, abbia cambiato di nuovo. Io questo non riesco a capire. Davide, vuoi rispondere a Rocco? Beh, a parte che dopo la sosta non è che abbiamo cambiato, col Venezia abbiamo giocato sempre alla solita maniera, quindi ripeto a tre però, a tre dietro. Assolutamente no, col Venezia non abbiamo giocato a no, tre No, con dietro. Il Venezia no, forse come... riferito alla Cremonese no, prima. Mi riferivo alla Cremonese, sì, Cremonese. Detto dopo la sosta, Rocco, ma non è così, nel senso che con la Cremonese sì, ma col Venezia no, a Perugia no,
Ripeto, è una... il mister ha valutato di poter affrontare una gara in questa maniera. Ripeto, fino al 65esimo la partita è stata chiaramente alla pari, purtroppo dopo l'episodio è stata dalla loro parte con Dionisi che si è inventato sia l'assist per Maiello. Io una cosa però contesto, questo dire fino al 65esimo, fino al 65esimo non avete giocato a calcio, il Pescara non ha giocato a calcio per come può fare, per le potenzialità che ha. Ci si accontenta che fino al 65esimo era 0-0, è questo che io non accetto. Davide, puoi intervenire? No, io stavo, a parte che stavo concludendo, è chiaro che la partita del campionato di Serie B è molto molto livellato, bastano gli episodi, come è stato in altre gare, l'episodio ci è andato a favore, questa volta ci è andato a sfavore, non sto dicendo che si è fatta una buona gara, perché qualcosina ci è mancato sicuramente, come hai detto bene tu Enrico, fino alla tre quarti, fino ai 30 metri la squadra arrivava bene, dopo purtroppo ci è mancato, ripeto, quell'inserimento che si andava cercando, non è andata così, bisogna pensare già alla prossima partita, fare processi in questo tornerete momento. Tornerete con il 4-3-2-1 con il Trapani, sì? Ah no, questo verrà valutato chiaramente dal mister, ma fare dei processi... Davide, però, perdonami... Fare dei processi, secondo me, in questo momento la cosa che non capisco, no, non è questione dei processi, è riuscire a capire perché un allenatore che trova una quadratura del cerchio assistito da risultati e da gioco, ripeto, un lavoro che ha fatto in proprio e che ha costruito lui con il suo staff, perché cambiare? Io questo non riesco a capire. Ripeto, perché... Perché snaturare la propria identità e andare a giocare sull'avversario? Ma il mister lavora tanto sui principi di gioco, non lavora sugli schemi in sé, tant'è vero che i giocatori davanti che abbiamo hanno grande palleggio, hanno grande qualità tecniche e spesso... non si basano su dei schemi predeterminati, lavorano chiaramente in maniera, quando stanno, diciamo, lavorano, hanno lavorato bene in tante partite, purtroppo in questa situazione qualcosina ci è mancato, vuoi per la preparazione della gara, vuoi per la bravura dell'avversario, vuoi per demeriti nostri, purtroppo è andata così, non è che ci si pensa che preparando la partita in una determinata maniera le cose possono andare meglio, solo così. Allora io direi una cosa, noi ci andiamo a rivedere il servizio con Massimo Profeta, l'intervista che abbiamo realizzato a Zauri nel dopo partita, vi annuncio che già sono arrivati gli amici del rugby che si accomoderanno ora in studio, resta pure in linea Rocco, ci andiamo a sentire l'analisi della partita, la cronaca di Massimo Profeta con l'intervista a Luciano Zauri, poi avremo anche un'intervista molto indicativa di Castanos realizzata sempre nella mix zone dello Stirpe, ma il servizio di Massimo Profeta. Difesa a 3, senza punte di ruolo, atteggiamento oltremodo rinunciatario, solo possesso ma a 40 metri dalla porta avversaria. Appena un tiro al 74esimo dopo l'1-0 firmato da Maiello. Dionisi raddoppia in pieno recupero, Frosinone sì, solido, forte nei singoli ma tutt'altro che trascendentale. Partita di rara bruttezza da ambo le parti, specie nel primo tempo. Questo però non giustifica, non c'è un'identità che, a dire il vero, sebbene a fatica era stata trovata. Giocare in funzione degli avversari col solo obiettivo di distruggere non è mai una buonissima idea, soprattutto se i risultati sono questi: 2 punti in 4 partite, 8 gol incassati, 7 nelle ultime 3. Zauri. La sensazione che avevamo noi dagli spalti è che il Pescara con il suo possesso palla arrivava nella tre quarti del Frosinone, però alzando lo sguardo l'area di rigore non era mai occupata. Tu come cercavi, almeno come l'hai preparata la partita, da chi volevi l'occupazione degli spazi in area di rigore?
da tutti quelli che possono attaccare lo spazio, dagli esterni agli attaccanti che avevamo davanti, ne avevamo tre, non ne avevamo nessuno. A turno dovevamo attaccare l'area, a turno con Galano, con Macin e lo stesso Musciai che doveva buttarsi negli spazi. È chiaro che, ripeto, quando tu hai 5, anzi 8 giocatori nell'area è difficile da attaccare. Ci siamo riusciti con un grande fraseggio, è chiaro che non siamo riusciti quasi mai a calciare in porta, ma ci sono anche i meriti della squadra avversaria. Quando l'hai preparata la partita, che cosa cercavi con questo nuovo sistema, la difesa a 3 senza attaccante di riferimento? Quello che avete visto, un grande possesso, un grande dominio del campo in tutti i settori, e è chiaro che non siamo riusciti a fare gol. Complicato fare gol senza neanche provarci. Si diceva difesa 3 così come contro Ascoli, Spezia e Cremonese, ma con una variante. Memusciai sulla tre quarti alle spalle di Galano e Macin, senza punte di ruolo. La novità sostanziale nelle retrovie. Dopo quasi 3 mesi Vitturini nel cuore della difesa, priva dell'infortunato Bettella. Zappa e Crecco sulle fasce. Per contro il 3-5-1-1 disegnato da Nesta, pesante l'assenza di Rodien, rimpiazzato dal rientrante Paganini. Ciano dal primo minuto alle spalle di Novakovic, ai margini, almeno inizialmente, Dionisi. Partita a scacchi, ritmi bassissimi, match altresì deprimente dal punto di vista tecnico. Insomma, le squadre si annullano, per i biancazzurri un solo spavento. 20esimo, spunto e cross di Zampano, male Zappa in copertura, Beghetto arma il sinistro di un soffio al lato. Ripresa, Ciano ruba palla in pressing a Castanos e innesca Gori, che calcia al lato, versante opposto, Macin dentro per Memusciai, diagonale di Zampano che protegge l'uscita di Bardi. Dionisi per Novakovic, l'attaccante classe 87, trascorso in Abruzzo nel Celano dal 2007 al 2009, cambierà la partita. Minuto 18, fallo laterale, batte Scognamiglio, irrompe Maiello che taglia il campo, scambia con Dionisi e infila Castrati. Splendido il ricamo del 10 giallazzurro, chiusura tardiva di Scognamiglio, 1-0 Frosinone. Maniero per Vitturini, si torna al 4-3-2-1. 29esimo, servito tra le linee, Galano conclude, Bardi sventa, sarà l'unico tiro in porta della squadra di Zauri. Melegoni al debutto stagionale rileva Memusciai, 2 minuti più tardi, 38esimo, Borrelli per Busellato. In contropiede Frosinone ad un passo dal raddoppio in almeno 3 circostanze, soprattutto con Dionisi che prima senza immagini spreca, poi si fa perdonare, servito da Haas, subentrato a Zampano, 2-0, l'involuzione palese. Non c'è uno spartito e neanche una parvenza di idea. Eccoci, siamo tornati in diretta dopo il servizio e dopo la pausa pubblicitaria. Io do il benvenuto negli studi di Rete 8 a Giovan Battista Venditti, uno dei giocatori più importanti dell'ultimo periodo della storia della nostra nazionale, perché c'è quella meta contro il Sudafrica realizzata a Firenze, storica vittoria che poi andremo a rivedere. Giovan Battista, che è veramente per noi abruzzesi amanti del rugby, soprattutto per chi è della provincia dell'Aquila, rimarrà sempre scritta. E Angelo Cavarrocchi, il presidente della Pescara Rugby, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, che ci parlerà di un'importante iniziativa che da domani porterete avanti a scopo benefico. Arrivo subito da voi, chiudiamo l'argomento del Pescara, perché non so se c'è ancora Rocco Coletti, volevo un po' un commento finale prima di sentirci le parole di Grigorios Castanos realizzate ieri. Dicevo prima, il problema è l'obiettivo. Se l'obiettivo di questa squadra, come sostiene il presidente, è di fare un campionato di vertice, allora le cose, i numeri non tornano, la squadra sta andando male. Se l'obiettivo è quello di fare una transizione, un anno di transizione, di salvezza, allora... Che obiettivi vi siete dati, starci? Davide? Ma no, sappiamo, anche a detta insomma di tutti, ci sono 7-8 squadre che a livello di organico sono più forti di noi. Questo non significa, il nostro obiettivo è fare bene, il meglio possibile, cerchiamo di migliorarci, se riuscissimo insomma saremmo contenti di raggiungere i playoff. È chiaro che mai come negli ultimi anni, forse quest'anno il campionato è livellato verso l'alto, ci sono tante squadre che hanno investito parecchio, bisogna pensare Benevento va bene, ma lo stesso Frosinone, Crotone, Empoli, certo. Cremonese, non sta rendendo per Cremonese che, non sta rendendo. Empoli e Cremonese, sì. Ce ne sono diversi, quindi c'è da lottare e cercare di fare
il meglio, a migliorarsi e raggiungere magari un bell'obiettivo che potrebbe essere. Mi dici una cosa, Zauri, quando siete, avete fatto il viaggio di ritorno ieri, si è virgolette un po' pentito di quell'atteggiamento senza attaccanti o l'idea era quella e la voleva portare proprio fino in fondo, è stato solo un po' quell'errore? Pentito in senso sportivo. Solo chi fa... In senso sportivo, ci mancherebbe da... Può sbagliare, ammesso che, voglio dire, non abbiamo parlato, perché chiaramente dopo la gara non parliamo, si analizza il tutto i giorni successivi. Perfetto, una cosa, andare da Rocco. Sì, si prende ad esempio Frosinone, prendiamo ad esempio Pordenone, che ha investito molto meno di questa squadra e che invece è secondo in classifica. Quindi ci sono delle eccezioni che si possono emulare. Sei sempre polemico e cattivo. No, è la verità, perché scusa, non possiamo essere... Strano come che ancora non mi parli di Corini. No, stai scendo. Va bene, vai avanti. Vado avanti. Rocco, l'ultima domanda sul Pescara per Davide Ruscitti, poi chiudiamo con l'intervista breve ma molto significativa di Castanos che abbiamo realizzato ieri a Frosinone. Rocco. Più che una domanda è una considerazione, diceva bene Gabriele De Bari, una questione di obiettivi. Davide dice giustamente saremmo contenti se arrivassimo ai playoff. Il presidente, che è quello che poi detta gli obiettivi, ha detto che i playoff sono l'obiettivo del Pescara. E tra l'altro ha usato anche termini, nel senso, non dico che è l'obiettivo minimo, ma quasi. E quindi bisogna mettersi d'accordo, i playoff sono un obiettivo o è l'obiettivo minimo? Bisogna vedere un attimino come si calibra il potenziale del Pescara. Ma questo è un discorso che non mi compete, nel senso che noi siamo lì per lavorare, per migliorare, per fare il massimo, dopo strada facendo si vedrà se il presidente insomma... reputa che siamo da playoff è giusto, ci mancherebbe. È chiaramente un'opinione, siamo una squadra che ha delle grandi qualità, noi dobbiamo cercare di mettere in risalto queste qualità cercando di minimizzare e di nascondere i limiti che chiaramente tutte le squadre di B hanno e noi non facciamo eccezione. Perfetto. Cerchiamo un pochettino di raggiungerli, siamo insomma comunque a due punti dalla zona playoff, bisogna stare attenti sia da una parte all'altra perché è un campionato molto equilibrato dove anche il Chievo stesso, che è un'ottima squadra, ha perso con la Juve Stabia partendo da 2-0 in casa, ha perso 3-2, quindi gli hanno rubato il Chievo, siamo onesti. Fatto sta che comunque hanno perso, il concetto è che hanno perso con la Juve Stabia, è chiaramente una squadra che è retrocessa dalla Serie A con budget importante, nessuno se l'aspettava, quindi quello che voglio dire è che è un campionato in cui bisogna stare sempre antenne dritte. Intanto il Crotone è passato in vantaggio a Salerno, è avanti 1-0, ma gioie e dolori perché Golemiz ha segnato e poi Golemiz è stato espulso, quindi per un tempo e mezzo il Crotone giocherà in 10 a Salerno. Chiudiamo l'argomento Pescara, intanto saluto Rocco Coletti, ci ritroviamo tra un po'. Rocco, non so se vuoi ascoltare l'intervista di Castanos perché è molto significativa, poi ci ritroveremo per parlare di Ortonavolli e con Giovan Battista Venditti e il presidente del Pescara Rugby, chiaramente del mondo della pallovale. Castanos. Brutta partita, cominciamo così, senza aver proposto nulla. Oh, la partita è stata così, noi abbiamo provato a fare il massimo, purtroppo l'abbiamo persa. Quando perdi le partite non puoi dire niente, guardiamo avanti. Tu sei uno che parla sempre senza peli sulla lingua, quanto sei arrabbiato oggi? Tanto, però è meglio di non parlare, pedalare e da lunedì iniziamo a lavorare per la prossima partita. Zauri ai nostri microfoni ha detto a turno Muscia, Igalano, Macin dovevano occupare l'area. Certo, con questi uomini in campo non era facile creare pericoli a una difesa attenta come quella del Frosinone. Va bene, le qualità di questi giocatori erano altre, che ti fanno palleggiare bene. Purtroppo in area non avevamo nessuno, però il mister voleva giocare così, noi l'abbiamo seguito, abbiamo provato a dare il massimo. Alla fine non ci siamo riusciti a fare una grandissima partita, però come ho detto prima,
non c'è niente da dire, se inizia a parlare, non fa niente, dobbiamo iniziare a pedalare e vediamo le prossime partite. Tra l'altro il Frosinone l'ha svoltata la partita perché era un po' in difficoltà con il vostro modo di giocare, con l'individualità chiamata Dionisi. Ma Frosinone ha dei giocatori forti, una squadra forte, lo sapevamo già prima della partita. E quando c'è giocatori forti, da un momento all'altro te la possono risolvere, come ce l'abbiamo noi, per oggi non è andata bene. Ti chiedo un'ultima cosa perché immagino hai poca voglia di parlare, hai detto bisogna pensare a rimboccarsi le maniche. Quando tu avevi la palla tra i piedi, bene il Frosinone che non vi ha permesso di andare in area di rigore o dei meriti del Pescara secondo te? Non lo so. La vuoi commentare, Flash? Una frase, quando dice purtroppo in avanti non avevamo nessuno. Vabbè, ne abbiamo parlato diffusamente, no, abbiamo capito. Ci ha detto il giocatore. Questo giocatore che sta in campo, che magari pensa e vorrebbe avere in area un punto di riferimento e non lo trova. E quindi una difficoltà in cui il Pescara si è trovato. Sono doveroso da parte mia chiedere a Davide se voleva commentare questa intervista o se... Non è che devo commentare l'intervista di un giocatore. Castanos è un ragazzo bravo, si è dato da fare. È chiaro che nel momento in cui il Frosinone difende con 8 uomini davanti gli ultimi 30 metri, perché la loro forza è avere una grande fase in possesso e ripartire come hanno dimostrato negli ultimi 2 mesi facendo grandi cose, non è mai facile creare occasioni. Non siamo stati la prima squadra ad avere difficoltà, ce ne sono state altre, come mi viene in mente l'Empoli che ha preso 4 gol, 3-0 credo abbia perso il Trapani, il Chievo 2-0, insomma non è mai facile giocare a Frosinone. Perfetto, grazie per il momento a Davide Ruscitti, io vado a salutare e do il benvenuto a Giovan Battista Venditti, al presidente del Pescara Rugby. Giovan Battista, abbiamo detto prima che hai riportato un po' l'Abruzzo, perché non eravamo abituati ultimamente, vari Masi, vari Festuccia, Zaffiri, con quella meta hai fatto rinnamorare un po' del rugby, perché all'Aquila purtroppo le cose non stavano andando tanto bene ultimamente. Noi ti facciamo vedere intanto questa è una meta di furbizia contro l'Inghilterra, hai raccolto il calcio che era finito sul palo e poi hai segnato questa meta, ma tra un po' vedremo forse quella più importante della tua carriera, no? Vai, cominciacela a raccontare un po' quel giorno col Sudafrica, eravamo a Firenze, eccola qua. No, la ricordo benissimo perché sai, fino ad allora non avevamo mai battuto la nazionale verde-oro. La settimana prima avevamo perso male contro la Nuova Zelanda e non vedevamo l'ora di rifarci, no? Per cui segnare la meta che poi ha aiutato la squadra a vincere per la prima volta e per adesso unica volta contro il Sudafrica è molto molto emozionante anche riguardarla adesso dopo anni. Fisicamente sei piccolino, no? Guarda, questo è il 22 del Sudafrica, uno dei giocatori più forti del mondo. Com'è andata a spalla contro petto? Mi sa che non gli ha detto tanto bene, guarda, eccola qua. Diciamo che in quel momento tu vuoi solo schiacciare la palla in area di meta e poi noi, avendo quel piccolo vantaggio che più la schiaccio in mezzo ai pali e più è facile la trasformazione, io cerco di rubare qualsiasi centimetro pur di avvicinare e rendere il calcio più facile per i nostri calciatori. Questa è stata la meta più importante della tua carriera, Giovan Battista? Ma diciamo la più significativa, sì, perché la settimana prima non ero stato convocato contro la Nuova Zelanda e poi invece all'improvviso mi sono ritrovato nel 15 titolare per la partita col Sudafrica, volevo togliermi tanti sassolini dalle scarpe e quindi poi ho segnato, abbiamo vinto, direi sicuramente è stata quella più significativa. Allora, chi di voi, presidente no, ma chi di voi tre, Davide, Simone e Gabriele, voleva provare a fare quest'uno contro uno con Giovan Battista? Io ero un po' avvantaggiato dal fatto di andare in velocità. Ah, non dal fisico. Però la velocità ti dà più forza al fisico. Vuoi provare tu qua senza velocità? No, io... Se vuoi provare ci mettiamo al centro dello studio. Davide, vuoi provare tu? No, ti fidi di Giovan Battista? Assolutamente. Io mi ricordo, tocca a te. Grande giocatore Lowe, che era Rome, grande, era fortissimo, ma in velocità non potevi. Ti ricordi Rob Lowe? Ho fatto per tanti anni il Rob Lowe è stato all'Aquila, anche a casa mia, quindi era amico di famiglia. Rob Lowe mi fa innamorare se mi ricordi il nome di Rob Lowe. Io ero piccolino. Dei tempi, tempi della Scavolini, degli scudetti che vincevamo all'Aquila. Andavano a mangiare a Scannapapere, ti ricordi? Mi stai sorprendendo. Giovan Battista, 2 giorni fa, anzi 3 per la precisione, hai detto basta con il rugby giocato, hai rescisso il contratto con le Zebre, che insieme con Treviso è una delle 2 franchigie che ci rappresenta nel campionato europeo, sei giovanissimo, come mai questa scelta? Bah, qui siamo tutti sportivi, no? In un verso e nell'altro abbiamo mangiato tutti sport, a livello professionistico è tanto difficile, è un impegno che
che non è limitato alle 3, 4, 5, 6 ore di allenamento, ma è tutta la giornata, tutto il sonno, qualsiasi cosa, alimentazione, tutto che gira intorno poi a quegli 80 minuti di partita, no? Per performare al più alto livello possibile. Quando poi cresci, hai una famiglia, da pochi mesi è nato il mio terzo figlio, le priorità cambiano e quindi facendo un campionato insomma, europeo molto molto impegnativo, dove devi stare tanto tempo fuori casa, ho deciso di fare un passo indietro. Per adesso prenderò dei mesi un po' di riposo in cui capirò bene cosa voglio fare nella vita. Sempre con il rugby? Bah, non lo so ancora, mi piacerebbe perché penso di poter dare ancora tanto nel rugby e troverò sicuramente qualche modo per aiutare ancora questo sport a crescere nel nostro paese. Si è fermato Andrea Masi, ti sei fermato tu, è rimasto Marco Riccioni che ci rappresenta con l'Abruzzo, il pilone di Teramo, che ha fatto il mondiale poco fa, è stato un mondiale un po' strano per noi perché la partita simbolo con la Nuova Zelanda non si è giocata per l'allerta, la grande allerta meteo che c'era dove si giocava il mondiale. Ti chiedo una cosa, ti chiedo prima di passare dal presidente. Noi abbiamo rivisto le immagini di Italia-Sudafrica, che hai detto è stata la meta un po' significativa, ma il tuo percorso tra nazionale e campionato e Coppe Europee con le Zebre, mi sai dire qual è stata una giornata che non dimenticherai mai? Dal Sei Nazioni si gioca sempre davanti a 80-90 mila persone, intanto. Sì. Beh, allora, il mio esordio è stato con la maglia dell'Italia a 21 anni, a Parigi, allo Stade de France, c'erano 92.000 persone. Per una settimana io ero stato avvertito che avrei giocato titolare, avrei fatto l'esordio finalmente con la maglia azzurra. Per tanto tempo pensavo di essere tranquillo e sereno, no? Avevo lavorato, mi ero allenato bene, quindi tutti i vari senatori dello spogliatoio, Castro Giovanni, Sergio, Masi, tutti i giorni venivano da me, allora Giamba stai bene, sei tranquillo, sei a posto. Io sì, sto benissimo, va tutto a posto, sono tranquillo, sono sereno, sono carico. E poi quando siamo arrivati al giorno della partita, anzi al momento degli inni, metto la mano sul cuore, vado per cantare e le parole non escono, quindi sicuramente anche se... Sei stato anche inquadrato in primo piano magari. Esatto, classico così. No, sono contento perché nella mia carriera ho fatto tutto quello che volevo fare, ho giocato tante Sei Nazioni, ho giocato la Coppa del Mondo, ho vinto alcune partite importanti insieme ai miei ragazzi, ma sicuramente l'esordio non te lo dimentichi mai, è uno di quei momenti che veramente porti fino alla vecchiaia. Quello era Twickenham, il tempio del rugby mondiale, lo possiamo dire, lo stadio dove gioca solo ed esclusivamente la nazionale inglese di campione rugby, del mondo. Campione del mondo, davanti a tantissimi spettatori. Questa è la meta che hai realizzato. Tra l'altro lì ci ha permesso di chiudere avanti il primo tempo, no? Sì. Poi non è andato benissimo il secondo, però comunque il primo tempo l'abbiamo chiuso. Ma in realtà quella partita proprio fino ai 10 minuti dalla fine, sì, come al solito eravamo davanti nel punteggio, poi l'Inghilterra ha fatto un paio di mete e ci ha battuto di 9 punti. Guarda, correggimi se sbaglio, ma questa forse era la partita dove Conor O'Shea aveva pensato quella novità tecnica di non andare a contrasto, quindi a creare il punto d'incontro. Assolutamente, e sì. I due giocatori dell'Inghilterra erano andati dall'arbitro Romain Puat a dire ma che dobbiamo fare, Puat ha detto guarda chiedetelo al vostro allenatore, io faccio l'arbitro. Questa è una partita strana perché l'Inghilterra appunto è una squadra a volte al di sopra della nostra portata, per cui se l'affronti diciamo canonicamente rischi di fare brutta figura, come purtroppo tante volte è successo. Ti è mai capitato di giocare con Nigel Owens come arbitro? Sì. Com'è andata? Ma lui è uno a cui piace parlare molto, però lo fa sempre nel rispetto sia dei giocatori sia dei tempi delle partite, no? Sono degli arbitri che vogliono essere un po' protagonisti, parlano tanto, fermano tanto il gioco e rallentano tutto quanto, questo i giocatori veramente lo odiano. Lui invece è uno che riesce a, nonostante parli tanto, aiuta il gioco perché limita alcune penalità e è veramente bravo. Davide, tu la partita con più spettatori che hai fatto nella tua carriera te la ricordi? Forse a Firenze c'erano 35.000 persone. Sempre bello giocare in quei palcoscenici. Cioè, Simone, tu col volley in Serie 1? No, 5-6.000. Che sono tanti comunque per la pallavolo. Invece la partita che ha commentato con più pubblico Gabriele De Bari? Non mi dire la finale. No. Ecco, lo sapevo che dovevi la dire. La finale questo. Delle Olimpiadi del 92, Spagna, Spagna non mi ricordo contro chi, Sudafrica forse, vinse, perdeva 2-0 la Spagna, entra il re, fa 2-1, 2-2, vince 3-2. C'erano 120.000 spettatori a Barcellona. Una cosa clamorosa, pensavo volessi dire la finale di Champions League che no, commentavo. No, lì erano 70.000, quelli del 28 maggio 2003 erano 70.000, qui invece erano 120.000. È andata bene col Sassuolo oggi? Non ha perso. Non avete fatto un tiro in porta? È andata bene. Non avete fatto un tiro in porta? No, questo non l'ho visto, la partita mia non lo vedo più perché fa malinconia, però so che ha colpito una traversa e un palo. Quindi, ah, quindi lo vedi. Presidente, buonasera, grazie per essere venuto in studio con noi. Da domani ci sarà un'iniziativa benefica, un museo del rugby che avete organizzato voi della Pescara Rugby. Siete una bella realtà. Cominciamo con l'iniziativa benefica e poi ci racconta questa realtà del rugby a Pescara. L'appuntamento è per domani, cosa vedremo? Allora, siamo riusciti ad avere a Pescara per la prima volta in assoluto il museo del rugby. E tramite il Comune di Pescara che ha collaborato, che ci ha dato
Manforte, siamo riusciti a portare questo museo che sarà inaugurato domani mattina alle 11. Starà a Pescara per 3 giorni, quindi 16, 17 e 18, e la caratteristica è che l'ingresso è gratuito. Gratuito perché abbiamo voluto poi che le persone che lo visiteranno potranno, volendo, fare delle offerte. Queste offerte saranno devolute al 100%, quindi tutto quello che verrà ricevuto come offerta dai visitatori verrà dato all'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, sì, della sezione di Pescara. E, è stata una cosa abbastanza, diciamo, complicata da fare, però, ripeto, insieme al Comune di Pescara ci siamo riusciti. La manifestazione comunque non si concluderà, diciamo, mercoledì, ma si concluderà domenica, sì, allorquando presso il nostro campo, quello degli ex gesuiti di Pescara, ci sarà la partita del cuore. Sarà una partita di seniores. Anche qui noi avremo la possibilità e daremo la possibilità a chi verrà lì a vederla di fare delle offerte, e anche in questo caso devolveremo le offerte al 100% sempre all'AIL di Pescara. È una cosa che abbiamo voluto, abbiamo avuto il sostegno senza condizioni da parte del Comune di Pescara e la stiamo portando avanti. Anche perché non ci occupiamo solo di sport, noi vogliamo intervenire anche nel sociale, perché riteniamo che lo sport e il sociale debbano andare a braccetto, insomma. Presidente, io faccio i complimenti, poi nell'altra parte della domenica sportiva mi spiegherà un po' la realtà del Pescara Rugby, di cui lei è presidente. Ho ancora qualche curiosità per Giovan Battista Venditti, tra un po' ci dovrà lasciare Davide Ruscitti, io ti chiedo di restare altri 10 minuti, Davide, perché voglio commentare anche un po' con te il Teramo, so che Gabriele sarà arrabbiatissimo anche con il Teramo. Posso parlare un po' di pallavolo? I tifosi sono arrabbiati. Posso parlare un po' di pallavolo, perché Ortona ha fatto una qualcosa di strepitoso oggi andando a vincere l'ennesima partita, no Simone? Adesso lo possiamo vedere, la classifica 21 punti, prima avevamo arrivati dicendo che non è giusto dare pressione alla squadra perché non erano quelli gli obiettivi di inizio anno, eccola qui la classifica, Ortona 21 punti, Siena che è una tua ex squadra a quota 20, Brescia di Alberto Cisolla a quota 19 insieme con Calci. Dopo 9 giornate, che cosa significa questa classifica, Simone? Oggi intanto 20 di Ottaviani e 15 di Bertoli, un po' come la nazionale, no? Dove Zaisev e Wantorena, prima che Zaisev tornasse a fare l'opposto, facevano i numeri. Sì, Ortona era partita fortissima oggi, perché si è aggiudicata i primi 2 set, per poi essere rimontata sul 2 pari e vincere ai vantaggi il 5° set. Come ho detto prima, Santa Croce, oltre ad essere un'ottima squadra, è anche un campo molto difficile perché è una tifoseria calda. Avendo giocato a Siena, conosco bene il pubblico dei Lupi, è un pubblico che insomma si fa sentire, uno dei campi più difficili della 2. Bertoli e Ottaviani sono 2 giocatori che in questo momento sono forse un po' rappresentano il fulcro del gioco dell'Ortona, tant'è che sono, diciamo, insostituibili, stanno ricoprendo quasi sempre il ruolo di titolari. Sì. Ma come ho detto prima, ci sono delle ottime individualità. Ecco già le immagini che ci arrivano da Siena, da Santa Croce. Ma sicuramente ci sono dei gran meriti di squadra, di staff tecnico, perché in questo momento questa squadra si sta esprimendo a un livello anche più alto di quello che ci si poteva immaginare, senza la presenza dello straniero in campo, in un campionato dove c'è la possibilità di mantenere uno straniero, giocare senza per 6-7 partite non è una cosa facile. Ortona lo sta facendo, e lo sta facendo con tanti meriti e con risultati. Tra l'altro, Simone, tu hai fatto per tantissimi anni, quanti anni di carriera tra B e A? Oh, tanti. 20? Più o meno. Più di 15. Più di 15. Giocare senza l'opposto una partita, magari l'opposto virgolette di riserva, in questo caso Carelli, ti fa la partita della vita, ci sta. Due, ci sta giocare per più di un mese a questi livelli, vuol dire che c'è qualcosa di più. Da ex palleggiatore posso affermare che è sicuramente la pedina dove spesso il palleggiatore si appoggia di più, soprattutto magari nelle partite fuori casa, quando la ricezione
non sempre riesce a essere ottimale per poter svolgere il miglior gioco. Vanno fatti i meriti quindi alla squadra e assolutamente anche a Pedron, che dalla distribuzione è noto che sta facendo esprimere ad altissimi livelli anche i centrali, tutti e tre i centrali, perché adesso che non c'è Simoni anche Sesto ha delle percentuali importanti. Secondo te c'è un pizzico di rimpianto per il terzo set perso 26-24? Poteva da 2-0, poteva essere una vittoria da 3 punti. L'Ortona oggi affrontava la prima delle due trasferte e parlando con un amico avevamo immaginato insomma 3 punti in queste due trasferte per rimanere lì nelle primissime posizioni, poteva rappresentare già un grande risultato. Ha rischiato di prenderne 3 oggi, alla fine ne ha presi 2, però penso che alla vigilia di questa trasferta un risultato di vittoria per 3-2 sarebbe stato comunque firmato da parte dell'Ortona. Tutto sommato penso siano 2 punti guadagnati, un po' di rammarico, però 2 punti guadagnati. Prima di parlarmi un po' di come ti trovi adesso a fare la lettura, fai da tanti anni come beach volley, ora lo fai anche indoor come allenatore, tu conosci Bruno come palleggiatore? Sì. Palleggiatore più forte del mondo, forte no? Del mondo. Mi ha fatto dei grandi complimenti nei tuoi confronti. Dubito però. No, la verità. Okay. Come mai secondo te? Allora, non lo so, lo dovresti chiedere a lui. Io ti posso dire perché io li faccio a lui. Che un po'. Io non so in quale campo, ma mi ha fatto i complimenti nei tuoi confronti. E te li riporto con grande piacere. È anche un bravissimo ragazzo. Quindi. Come ti trovi a Pescara come allenatore? Bene, molto bene. Sono in una realtà dove ho tutto quello che mi serve per crescere, per poter lavorare come allenatore in questo mio inizio di carriera. Devo dire che più passa il tempo, più sono contento di aver intrapreso questa carriera e di averla intrapresa qui nella mia città, pur sapendo che comunque le mie ambizioni probabilmente potrebbero portarmi presto a riallontanarmi. Questo è uno scoop, mi dai allora dove? No, non lo so, intendo un futuro. Non lo so, io non vado avanti con la lavorare se non mi dici dove vuoi andare intanto. Da giocatore hai girato l'Italia e va bene. Quindi, adesso da allenatore pronti via, inizi a pescare e già vuoi allontanarti? No, già no, però è ovvio che il mio è un percorso, cioè ho smesso di giocare, diciamo. Dammi solo questa indicazione allora, preferisci allenare ad alti livelli nel femminile o nel maschile? Questa è una bellissima domanda che seriamente mi... Io la risposta già ce l'ho. Mi pongo anch'io. No, per esperienza da giocatore sicuramente nel volley maschile mi sento ancora dentro. Per lavoro tattico mi affascina molto la pallavolo femminile, perché lì dove incide meno la fisicità nel gioco sicuramente il discorso tattico è più importante da portare avanti, perché se non c'è una dominanza fisica sostanzialmente puoi sempre trovare una contromisura. Nel maschile ci sono state situazioni dove magari tu prepari benissimo la partita, ma oggettivamente l'avversario fisicamente ti schiaccia o gioca a una velocità a dei centimetri dove tu fatichi ad arrivare. Quindi nello sport, mi sento di poterlo dire per la pallavolo, nello sport maschile ogni tanto se una squadra viaggia, non so se a calcio se si va più veloce diventa poi difficile stare dietro al gioco nella squadra avversaria, ma lì dove c'è forza, velocità e magari ugual tecnica diventa difficile controbattere. Ti coinvolgerò dopo perché so che hai seguito da vicino il derby di B1 femminile ieri, quello tra Orsogno e Altino, magari non so se aspiri anche una di quelle panchine, se sei stato forse contattato da una di quelle. Forse sei stato contattato, vedi, sappiamo tutto, sappiamo. Noi torniamo con Davide Ruscitti a parlare di calcio. Prima di introdurre il discorso Teramo, poi lasceremo Davide Ruscitti. Sono arrivati tanti messaggi per quanto riguarda Ruscitti, io ne riassumo 2 dei messaggi che sono arrivati perché toccano, diciamo, gli stessi argomenti. La prima è sulle condizioni di Fiorillo e di Palmiero. Palmiero è convocato, quindi immagino sia solo una questione di recupero atletico della condizione dopo un lungo stop per il problema al tendine rotuleo. Mi confermi che comunque è clinicamente guarito? Sì, si è allenato la settimana scorsa con la squadra, quindi fondamentalmente cioè, diciamo è a posto. Cioè. Fiorillo, quali sono le ultime notizie che ci puoi dare sul portiere? Fiorillo ancora non ha recuperato perfettamente dalla frattura alla mano, quindi credo che ci voglia ancora qualche settimana. Qualche settimana
potrebbe anche essere il 2020 là, quando rivedremo Firillo. Con precisione non o Chievo non so, 2020. Sicuramente non sarà breve, insomma, che ancora, considerate che ancora non si è allenato con la squadra, non si è allenato... Quindi diciamo con il Trapani è difficile vedere Vincenzo Fiorillo, assolutamente. Credo assolutamente sì. Ci chiedono anche sugli infortunati, virgolette, storici, no? A cominciare da Tuminello, che chiaramente si è rotto il crociato, quindi ci vuole un po'. Come stanno Tuminello, Balzano e Ciocev? Ma Tuminello... E Di Grazia, eh? Tuminello e Balzano si sono rotti il crociato, quindi si parla sempre di 5-6 mesi. Si sono fatti male a settembre, quindi prima di marzo... Ma si sono rivisti un po' con voi a fare qualche lavoro? Sì, Tuminello è venuto, più che altro sta lavorando fuori. Questo intanto è il giorno che si è fatto male Fiorillo. Sta lavorando fuori per recuperare, è venuto a salutarci qualche volta. Balzano invece è rientrato in sede, si sta allenando. Però comunque i tempi sono quelli da rispettare. Chiaramente è passato solo 2 mesi, quindi si sta facendo il suo percorso. Quando pensate di poter contare su Ciocev? Ciocev credo che sia una cosa ancora lunga. Sì, sì. Altra domanda che ci fanno un po' i telespettatori in blocco è come mai sono stati tirati fuori dalle vostre scelte 4 giocatori comunque importanti come Bruno, Del Grosso, Brunori e Maniero? Abbiamo una rosa di credo 33 o 34 giocatori, quindi ci sta che alcuni giocatori... abbiano un pochettino meno spazio, non significa, i ragazzi sono dei professionisti esemplari, si sono allenati alla grande, si stanno allenando alla grande, dopo è chiaro che il mister deve fare delle scelte, delle valutazioni, purtroppo si va in 11, ci sono delle scelte da effettuare, queste scelte vengono fatte sempre per il meglio del Pescara. Però questa è una domanda che faccio io e non i telespettatori, mi viene da pensare ad alcune partite fatte dal Pescara dove ha sofferto la fase di transizione, mi viene da pensare Castellammare di Stabia dove comunque Palmiero era andato in difficoltà anche fisica, poi è stata la partita che aveva rivelato quell'infortunio al ginocchio, o anche Perugia. Bruno davanti la difesa, come mai tecnicamente non lo vedete? Cioè che cosa cercate voi che non vedete un giocatore questa come è una, questa è una domanda che dovresti fare al mister. Però, secondo me mister e vice in Serie B sono la stessa persona. Chiaramente la scelta, Palmiero ha avuto quel problemino al ginocchio, l'ha avuto anche la settimana prima col Benevento, dopo sì. Siccome è un giocatore che ci garantisce sia... No, ma questo sì, per carità. Ci garantisce sia un equilibrio... nella squadra, ed essendo molto bravo tecnicamente, riesce certo. A dare equilibrio, ordine e qualità. Per quanto riguarda Alessandro Bruno, quella partita la squadra non fece una brutta gara, lottò fino alla fine e quindi... Parli di Castellammare? Castellammare di sì. Stabia, chiaramente. Chiaramente la scelta di non metterlo... è dipeso dalle contingenze, insomma dalle situazioni che si vennero a creare in quella partita. Stesso discorso un po' per Cristiano Del Grosso, no? Che comunque ha un'esperienza da 250 partite in Serie A. Non è questione, non mi sembra giusto parlare dei singoli. No, ma solo per capire un po' perché determinati giocatori non vengono più presi in considerazione. Ci sono dei giocatori, come chiaramente essendo una rosa ampia, l'allenatore fa giocare chiaramente chi... gli dà maggiori garanzie. Soprattutto in attacco, no? Viene da pensare dove c'è stato l'infortunio di Tuminello, ci sono Maniero e Brunori che sono usciti un po' dalle gerarchie. Ma Brunori, anche Cisco. Brunori ha fatto tutte le prime 10 partite, 9-10 partite le ha fatte quasi tutte. Dopo chiaramente il mister ha preferito far giocare Borrelli. Ripeto, ci sono 34 giocatori, si va in 11, ci sono 3 sostituzioni, come sanno tutti quanti. Forse 5 è chiaro che qualcuno non lo so, però adesso è così, le regole sono queste. Chiaramente l'allenatore fa delle valutazioni e alcuni purtroppo vengono penalizzati. Vuoi chiudere tu con perché ci deve lasciare Davide, ora andiamo in pausa pubblicitaria, l'ultima domanda, no, Gabriele? Io ho delle curiosità da chiedere al mister, che giustamente non può. Io ripeto, per me in Serie A e in Serie B allenatore e vice sono la stessa persona, anche perché vedo che Ruscitti e Zauri siete sempre attaccati in panchina quando c'è la partita, parlate molto, quindi vi confrontate. No, ma su alcune cose è giusto che ne parli l'allenatore. Certo, ci mancherebbe. Ma ripeto, su alcune... avrei chiesto a Zauri perché si è fissato con Masciangelo. Per tante partite è stato un intoccabile, è come dici tu,
Cristiano De Grosso è stato accantonato, ma non può rispondere lui, cioè non può mettere difficoltà. Io volevo dare valore al lavoro di un vice allenatore che secondo me è una figura molto importante. Che fine ha fatto Cisco, ad esempio. Cisco infatti è un altro giocatore. È arrivato come un giocatore importante, tutti quanti ad aprire. E riparleremo con Luciano Zauri. Mi dici un flash sul Teramo, se lo stai seguendo un po' e ti salutiamo? Sì. Ma il Teramo ha fatto questo cambio societario in estate. Sta creando qualcosa di importante. Chiaramente ci vuole tempo, non si costruisce Roma in un giorno, quindi hanno una società bella, stanno cercando di fare qualcosa di grande e di creare un progetto, che nel calcio non è mai facile. Ci vuole tempo, stanno avendo delle difficoltà. Parlando di aspettative, si pensava che il Teramo dovesse fare grandi cose, però si parla di un girone in cui ci sono squadre importanti. Se ti faccio Regina, Bari, se ti faccio vedere Ternana. La classifica, Gabriele si arrabbia subito, vogliamo vedere. Vediamo la classifica, così sentiamo subito Gabriele e poi salutiamo Davide Ruscitti in pubblicità. È impietosa, che c'è una squadra che ha doppiato il Teramo, altre sono a 14-15 punti avanti, chi è secondo, terzo, quarto. Eccola la classifica. Il Teramo ha malinconicamente 25 punti. Regina 49, con Maurizio fammi leggere la classifica. Regina 49, Bari e Potenza 39. La Regina sta facendo come il Notaresco sta facendo da noi in Serie D. Più 10 su Bari e Potenza, Monopoli 37, Ternana 37. Dov'è il Teramo? Parte si è perso per la strada. Dai, Gabriele, non esagerare. È la verità, ma guarda. Ma 25 punti. Hai speso una cifra importantissima, hai comprato 21 giocatori, hai fatto una squadra straordinaria sulla carta e hai 25 punti, ma che è? Di chi è la colpa? E non viene mai toccato il tecnico, sopravvalutato. Cioè, noi critichiamo qua Zauri, ma lui dovrebbe essere criticato tutti i giorni. Sono 6 partite che non ne vince una, qualche volta vince anche una, cioè così, tanto... Per chi scommette sul Teramo qualche volta, speriamo che indovini. L'hai presa simpatica stasera. Ma dai, su ragazzi, 25 punti al Teramo. Oh. A metà punti della Regina, 14-15 punti meno di Bari, i Monopoli, il Potenza. Ma che campionato? Effettivamente non è il valore della squadra questo. È colpa mia, è colpa tua, no, sarà colpa di qualcuno pure. Cioè, ci mancherebbe altro. Questa è una classifica che non rispecchia i valori. Allora, noi andiamo in pausa pubblicitaria. Saluto Davide Ruscitti. Davide, grazie a voi per esserti sottoposto a questa, diciamo, questa trasmissione un po' di critiche, perché sapevo che Gabriele era arrabbiato questa sera. Io non sono arrabbiato, sono i tifosi. Però mi fa molto piacere come ha risposto e come ci ha messo la faccia Davide Ruscitti. Questo, che io ritorno ai tempi della mia L'Aquila. Quanti anni sono passati, Davide? Beh, sono passati, credo, 7-8 anni. Quel centrocampista davanti alla difesa che probabilmente serviva con l'assenza di Palmiero. Era no, ma non credo, perché chi ha giocato ha dato... solo per dire che eri un grande centrocampista davanti alla difesa. Dai, un complimento, fammelo fare. Grazie a Davide Ruscitti, noi andiamo in pausa pubblicitaria, il servizio del Teramo e poi torniamo con rugby, pallavolo e abbiamo il basket e la Serie D. Pubblicità. Tornati dopo la pausa pubblicitaria, il commento di Gabriele De Bari lo abbiamo sentito sul Teramo, allora ci andiamo a vedere i riflessi filmati con il servizio firmato da Paolo Durante, Teramo Catania, 1-1. Pareggio del sapore amaro per il Teramo, la squadra di Tedino alla 300ª panchina in Lega Pro contro il Catania avrebbe meritato di più, ma ancora una volta è andata in confusione facendosi raggiungere subito dopo essere passata in vantaggio nel finale di partita. Intendiamoci, il Catania non ha rubato nulla, ma l'amarezza in casa biancorossa è palpabile. Tedino presenta l'11 previsto, tanti gli indisponibili, Ilari per squalifica, Cianci, Cristini e Lasic infortunati e con Magnaghi in panchina in quanto non al meglio. In pratica è lo stesso 11 di Vibo Valencia con dentro Mungo. Nel Catania, che in trasferta ha spesso balbettato, 7 sconfitte su 9 partite, Lucarelli perde Lodi, faro del centrocampo, arbitra Marini di Trieste. Nei primi 20 minuti più possesso palla ospite, peraltro sterile. L'unica occasione degna di nota è questa incursione di Biondi con la difesa biancorossa un po' in affanno. Le occasioni più nitide per fare male le crea il Teramo. 31esimo Bombagi, da una delle sue mattonelle preferite, centra in pieno la traversa con Furlan immobile. Un minuto dopo ancora il numero 19 biancorosso ha la palla buona ma alza troppo la mira.
Intanto nel Catania esce il claudicante di piazza, sostituito con Barisic. 38esimo, Diavolo ancora in area siciliana, punizione di Costa Ferreira, impatta bene Martignago ma Furlan respinge. Alla resa dei conti, biancorossi più pericolosi del Catania nei primi 45. La ripresa si apre con una doppia occasione per il Teramo, Costa Ferreira serve in piena area Martignago che però attira addosso a un difensore. Sale la pressione del Teramo e un minuto dopo Mungo può concludere una bella azione offensiva, bravo anche in questa occasione Furlan a respingere. Poco dopo si vede anche il Catania, corner dalla destra e colpo di testa di Silvestri, Tomei blocca sicuro a terra. Ancora Etnei in evidenza con questa conclusione dalla media distanza di Mazzarani fuori bersaglio. Tedino inserisce forze fresche in avanti, dentro Magnaghi e Minelli per Martignago e Santoro. E proprio Minelli al 31esimo si procura dal limite una punizione importante. Sul pallone va Bombaggi che insacca con una meraviglia. Meritato vantaggio del Teramo e sesto centro stagionale per Bombaggi. Una esecuzione perfetta che merita di essere rivista. Sembra fatta, ma non è così. Lucarelli tenta il tutto per tutto, fa entrare Bucolo, Catania e Sarno ed è proprio quest'ultimo a mettere dentro un pallone che regalerà il pari al Catania. Realizza sotto misura Esposito dopo una gran parata di Tomei. Teramo rabbioso, ma è la squadra etnea ad accarezzare il colpaccio. Ripartenza di Sarno, che ha ampio spazio, ma non vede il compagno liberissimo sulla sua destra e quando tenta di servirlo arriva alla chiusura provvidenziale di un biancorosso. L'ultima cartuccia la spara al 90esimo il Teramo, imbeccata sul secondo palo del neoentrato K per la testa di Minelli, sfera che si perde al lato di un soffio. Arriva il triplice fischio, Teramo e Catania pareggiano 1-1 e domenica prossima inizierà il girone di ritorno, Teramo di nuovo al Bonolis contro il Catanzaro. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma io mi avrei già detto tanto, io mi aspettavo dal Teramo un campionato da protagonista, che non vincesse, ci mancherebbe altro, però che potesse essere terzo, quarto, quinto, a pochi punti. Invece vedere il Teramo relegato a metà classifica, a metà campionato, che non vince nei sei turni, io penso sia la grande delusione della stagione il Teramo. Di tutti i campionati professionisti, il Teramo è quel che meritava maggiore attenzione, grandi aspettative, e invece non è arrivato niente di quel che i tifosi e anche i critici pensavano potesse arrivare. E non capisco come mai il tecnico del Teramo non venga messo sotto accusa per dei risultati che non ci sono, dopo che è stato lui a fare tutta una squadra importante, con investimenti importanti, con i risultati deludenti. Sei stato chiaro e preciso. Pallavolo e rugby e poi il basket. Pallavolo ora femminile con te, perché ieri abbiamo le immagini, hai visto il derby tra Orsogna e Altino, ha vinto Altino al tie break. Che momento è per la B1 femminile con le tre squadre abruzzese, Simone? Ottimo momento in generale per la pallavolo abruzzese femminile. Tanto possiamo vedere la grafica con i risultati classifici. B1 sono da tanto, penso che non ci fossero qui in Abruzzo. Sono tre società solide che stanno disputando anche dei campionati buoni rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. Non dimentichiamoci che Chieti e Orsogna sono due società che l'anno scorso hanno disputato fino all'ultimo il campionato di B2 con la lotta per la promozione. E Altino è una squadra più esperta per questa categoria, seppur ha cambiato tanto sia in panchina che in campo. Sta facendo un campionato importante a ridosso della zona playoff, mentre Chieti è in una situazione più tranquilla e Orsogna comunque è sopra la zona rossa. Ha avuto delle problematiche inizio anno tecniche, ma in questo momento sono sicuro che potrà dire la sua durante questo campionato. Prima di vedere la grafica di risultati e classifiche, questo è il derby di ieri, Simone, ti chiedo, rispondimi esplicitamente, Chieti aveva obiettivi importanti, vista anche la campagna acquisti. Poi ci sono stati all'inizio problemi con l'infortunio di Saragotti, è stato superato, ora le due schiacciatrici che sono Destini e Culiani sono fuori per un infortunio. Chi ti può puntare a salire secondo te? Sulla carta sicuramente aveva allestito una squadra con ambizione, con realmente la possibilità di poter lottare. È vero che in questo campionato ci sono due squadre che stanno viaggiando molto forte, una è proprio il Cerignola che ha perso il loro primo punto
proprio oggi in casa con Chieti, quindi è un buon punto per Chieti, però la classifica di Chieti, come dice Gabriele De Bari, non deve essere questa. Però è vero che innanzitutto c'è un turno di riposo in questo campionato e il Chieti già l'ha osservato, quindi magari potrebbe scalare delle posizioni. Oggi ha dimostrato fuori casa in un campo difficile e con la prima in classifica che stava viaggiando a punteggio pieno, ha dimostrato di essere una squadra tosta, perché arrivare al tie break a Cerignola non era facile, con, come hai detto tu, le assenze di due giocatrici importanti. Quindi vuol dire che sostanzialmente ha un organico buono, ha un allenatore sicuramente molto preparato e vive una realtà solida che dall'anno scorso si sta affermando nei campionati nazionali. Quindi sono convinto che potrà fare un ottimo giro di ritorno. Grazie, grazie Simone. Torno da Giovan Battista Venditti per tornare a parlare di rugby. Ci racconti come sei diventato un giocatore così importante? Tu arrivi da Avezzano. Com'è nata un po' la carriera di Giovan Battista Venditti? Allora, io ho iniziato a 9 anni nell'Avezzano Rugby. Allora non conoscevo tanto lo sport, non è così famoso nel nostro paese, però appunto ho iniziato e mi sono innamorato subito. I miei allenatori me l'hanno spiegato in maniera molto molto intuitiva e per un bambino pieno di energia come me era veramente perfetto. Tanto chiedo a Dino se possiamo rivedere sempre la meta con il Sudafrica, perché sono innamorato di quella meta, Giovan Battista, vai. Ti ringrazio. E poi a 15 anni mi sono trasferito a Roma da solo, quindi ho lasciato casa, famiglia, amici, scuola per fare rugby un po' più seriamente, perché la Capitolina aveva investito su di me, ovviamente si è occupata di me a 360 gradi, quindi anche con scuola e tutto quanto. Poi a 18 anni, appena fatto la maggiore età, perché nel rugby devi avere 18 anni per esordire, diciamo così, tra i grandi, mi sono trasferito a Parma e da lì è iniziata la mia carriera professionistica. Da lì sono passati diversi 6 nazioni, un mondiale, un'esperienza in Inghilterra con la maglia del Newcastle Falcons che mi è piaciuta tantissimo, perché mi ha cresciuto tanto come giocatore, ma soprattutto anche come esperienza che porterò dentro per me e soprattutto per tutta la mia famiglia, perché ci siamo trasferiti tutti insieme. Fino ad arrivare 12 anni dopo a questo momento in cui guardo tutto con un bel sospiro di sollievo, nel senso che belle cose che ho fatto e chissà quante altre cose belle magari ci saranno davanti a me. Ti racconto una cosa, Giovan Battista, il nostro operatore Roberto Cherchi dietro la telecamera sta vedendo questa immagine e rimane senza parole, ma com'è andato quel colpo di spalla contro un Springboks? Normale amministrazione per te? Normale amministrazione in un certo senso, però lì non è la cosa più, diciamo, ortodossa da fare. Lì con il difensore così vicino e la linea di meta a quella distanza, di solito un giocatore si tuffa all'angolino per assicurare la meta. Io in realtà volevo fare qualcosa in più, un po' per la frustrazione che avevamo dentro, per il risultato della settimana prima e soprattutto per la mia esclusione. E poi anche per facilitare la trasformazione di Carlo Canna. In quei 5-6 metri, fare la trasformazione dalla linea di touche e farla 5-6 metri all'interno cambia tanto. Infatti questa meta non vale 5 punti ma ne vale 7, perché poi appunto Carlo ha messo la trasformazione. Tra l'altro avete vinto questa partita poi alla fine con Nigel Owens, che è andato a chiamare il TMO per il piede di Parisse nella rack che era andato fuori, annullata la meta, ma poi avete rubato la touche ed è finita la partita. C'è una buona memoria? Perfetto. Una bella memoria. Per chiudere, Giovan Battista, mi hai detto voglio fare ancora tante cose belle, magari nel rugby. Qual è il tuo sogno nel rugby adesso? Beh, in realtà in questi mesi sto cercando di guardare tutto da una prospettiva un po' più esterna, no? Dall'alto magari da fuori prendi meglio le distanze, a volte fare un passo indietro poi ti permette di farne 2 avanti. Io penso che nello sport in generale, ma nel nostro soprattutto, ci sia tanto da fare. Un anno fa ho fatto un master alla Bocconi in sport management, proprio perché credo in questa visione che magari i dirigenti del futuro devono avere nei riguardi dello sport. Troppe volte i giocatori hanno tolto gli scarpini, hanno indossato una cravatta, pronti via, con pieni poteri. In realtà credo che il fatto di essere stato un giocatore di basso o alto livello sia un qualcosa in più che deve essere alla base delle competenze. Direi di altissimo livello. Presidente, mi racconta la realtà del rugby a Pescara? Sicuramente, però devo fare una precisazione. Prego. Che prima non ho fatto ed Siamo è importantissima. Qua. Il Museo del Rugby sarà presente a Pescara nei locali dell'Aurum. Quindi prima non ho detto questo, invece è importante, perché le persone che magari vorranno usufruire o di andare a far vista eccetera sapranno dove andare, ovviamente. La seconda è che noi abbiamo fatto tutta questa cosa anche con il contributo del Comune di Pescara, del sindaco Carlo Masci e dell'assessore allo sport Martelli Patrizia. Quindi questo era doveroso, perché insomma se no stavo fuori. Parlando invece della mia società, devo dire che il rugby è nato a Pescara nel 1968.
E io ho iniziato nel 1968, quindi insomma, qualche anno fa, insomma. È una, diciamo che è la società storica di Pescara. In questo momento noi diciamo abbiamo nel nostro universo tutte le categorie, partendo dall'under 6 e quindi passando per la 8, under 8, 10, 12, tutte le categorie per finire con la seniores che milita nel campionato di C1. Il numero di ragazzi che abbiamo non è male, diciamo che stiamo intorno ai 150 ragazzi, quindi è un numero non importantissimo, ma neanche insomma da buttare. Stiamo facendo dei bei campionati, oggi non è la giornata proprio delle migliori, però insomma stamattina abbiamo quasi impattato con una... Domanda secca, Presidente, qual è l'obiettivo della stagione? Cosa chiede ai L'obiettivo della stagione è, per quanto riguarda la senior, rimanere in C1, perché stiamo combattendo per andare a fare i play-off e ci dovremmo riuscire. Poi però, siccome i play-off si vanno a fare con squadre anche di un certo livello, ecco, parliamo Bologna e Piacenza, insomma, non è che stiamo a parlare di squadrette così, noi quest'anno vorremmo, ecco, fare questa transizione e attendere l'anno prossimo che saliranno dai nostri vivai altre persone nuove, fresche, come si dice. Faccio un grande in bocca al lupo, Presidente, e soprattutto complimenti per questa iniziativa che partirà domani nei locali dell'Aurum, perché quando c'è il fine benefico noi siamo sempre a vostra disposizione per poter dare una mano. Poi ci sarà Giovan Battista Venditti, quindi chi vorrà fare una foto... Lui ci ha concesso di essere il nostro testimonial e lo ringrazio. Magari se qualcuno vuole provare a fare quello che ha fatto il giocatore del Sudafrica è a disposizione. Ho portato anche gli scarpini. Hai portato... Secondo me Simone Di Tommaso ci vuole... No. Faccio volentieri a meno. Ne fai a meno? Sì, sulla parola. Ne fai volentieri a meno. Forse Gabriele De Bari... Hai mai provato col rugby, Gabriele? No. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi siamo pronti con i due servizi di Serie D e torneremo da Rocco Coletti nella redazione del centro. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria e andiamo subito alla redazione del centro per parlare ora con Rocco Coletti di questo splendido notaresco, no? Rocco più 10 sulla Recanatese e a questo punto è d'obbligo crederci, sei d'accordo? Intanto possiamo vedere la classifica. Ah, sono d'accordissimo, tant'è che i risultati, le prestazioni corroborano queste ambizioni. Tra l'altro la stessa società ha tolto ogni velo dicendo così che è il momento di crederci. D'altronde dopo siamo arrivati a dicembre, 10 punti di vantaggio sulla seconda, non vedo un motivo per cui non dovrebbero insistere. Tra l'altro a Notaresco hanno trovato degli equilibri molto precisi e sono molto attenti a non intaccarli. Secondo te arriverà qualche altro giocatore importante dopo Raffaello e Stivaletta? A parte che da domani si allenerà Domis, il portiere. Sì, loro hanno il problema del portiere che non è di secondaria importanza. Io non penso che a grossi nomi, io non penso a un asso alla Sansovini che arrivi a dicembre o a gennaio, anche perché è un ambiente molto particolare, soprattutto ha un presidente di Giovanni che è molto attento agli equilibri dello spogliatoio ed è molto attento ai valori umani dei giocatori, perché è vero sì che questa squadra esprime dei valori tecnici e agonistici, però è fondata su dei valori umani particolari, cioè questo è un gruppo che si è formato e che esprime, al di là di quello che è la domenica, una forte coesione. Allora Rocco, noi adesso ci andiamo a vedere i servizi, due servizi vi proponiamo proprio il Notaresco e il Derby, cominciando con Notaresco San Giustese 1-0, il servizio di Federica Pertenza. Casalinga del 2019, il Notaresco delle Meraviglie saluta il suo pubblico con l'intento di mettere ulteriore fieno in cascina per non arrestare la propria marcia. Alla Savini, dinanzi ad una coreografia da grandi eventi, arriva una San Giustese reduce dal KO interno con il campo basso. Mister Senigallesi deve rinunciare a perfetti, opta per un abbottonato 4-5-1 con Mingiano, riferimento offensivo. Tra i locali Vagnoni affida la porta a Monti dopo il passaggio di Ginestra alla Fermana, out di Stefano e Frulli. Là dentro Morganti e Stivaletta, confermatissimo il tandem Romano Sansovini. Fischietto piemontese per il match affidato al signor Gabriele Gandolfo, coadiuvato da Bianchini e Del Filali.
In apertura la Sangiustese si dimostra solida e accorta, prediligendo la fase difensiva a quella offensiva. All'undicesimo, da uno dei pochi break in avanti, nasce una punizione con conseguente spizzata di Scognamiglio, che non va al bersaglio. Al 24esimo dialogano bene Cancelli e Sansovini, ma il tiro del numero 10 si alza sopra l'incrocio. Con il passare dei minuti il notaresco cresce, la retroguardia degli ospiti perde di compattezza e al 32esimo Sansovini, da posizione defilata, pennella un cross preciso per Romano, che piazza la volea a fil di palo. 1-0 notaresco e settimo sigillo stagionale per l'ex Isernia. Reazione d'orgoglio dei marchigiani, che al 35esimo vanno al tiro con Mingiano. Monti respinge corto, si avvita Moschetti, ma il numero 1 è bravo a respingere anche il secondo tentativo. Sul finire di primo tempo Mele raccoglie una respinta della difesa e scarica un destro che fa la barba al palo. Passano 60 secondi e Cramellà, subentrato a blando, serve Sansovini in area, ma il numero 11 alza troppo il suo mancino e si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa la truppa di Vagnoni prova a consolidare il vantaggio, ma dopo 40 secondi Romano manca il tap-in dopo una conclusione potente di Stivaletta. Ex Vastese protagonista al 50esimo, quando scarica un destro violento che però non c'entra il bersaglio. Al 62esimo Mele verticalizza per Sansovini, che senza pensarci due volte arma il mancino, trovando i riflessi attenti di Chiodini. Due minuti dopo è ancora Stivaletta a tentare la soluzione dalla media distanza, ma questa volta trova la deviazione in corner di un difensore. La Sangiustese non riesce a creare pericoli concreti, eccetto un calcio di punizione di Pomiro, che arriva telefonato tra i guantoni di Monti. Al 71esimo Sansovini controlla al limite e calcia in diagonale, tentativo troppo tenero parato da Chiodini. A 10 dal termine Romano, ben assistito dai Cramellà, tenta la girata, palla al lato. Finisce così, con la Sangiustese che rimane ferma a quota 17 in classifica, mentre i teramani, dopo il pareggio di oggi dell'Aracanatese, si distaccano di 10 punti dalla seconda della classe. E ancora un quadro perfetto questo 11 di Vagnoni, pennellato di talento e ingegno quanto basta per rapire i tifosi di un'affezione conosciuta come sindrome di Stendhal, quella che ti fa piegare schiena e cuore per inchinarti ad applaudire un'opera così rara. In casa il Pineto non vince dal derby con l'Avezzano dello scorso 27 ottobre, un punto nelle ultime due partite. Fuori dalla Coppa Italia, in panchina il neo arrivato Daniele Simoncelli, classe 89, ex Monterosi, trascorso in C con Rimini e Pordenone. 4-3-3 a 7 Pepe per la squalifica, in mediana maglia da titolare a Camplone, davanti il tridente Festa, Tomassini, Alessandro. Per contro Cipriani, Regista, Torelli e Gueye. Interni in attacco Vitelli, Cesario e Di Paolo. Pineto subito aggressivo, brivido sugli sviluppi di questo corner. Un minuto più tardi, sempre da calcio d'angolo, svetta Speranza, la palla sfiora la traversa. Preludio al vantaggio, quinto minuto, Camplone si mette in proprio, inserimento centrale e destro all'incrocio, capolavoro balistico, 1-0 Pineto. Subito dopo, incursione di Alessandro, invito in mezzo, Tomassini non ci arriva, il Giulianova si desta e sfiora il pareggio, spunto in area di Paolo, fendente mancino che scuote la traversa. Un minuto più tardi, colpo di testa di Cesario, di un niente al lato, non c'è un attimo di tregua, 21esimo, da fuori Alessandro arma il destro che lambisce il palo, poi sempre dalla distanza ci prova Marianeschi, sfera deviata a centimetri dal palo. 32esimo, clamorosa palla gol fallita da Festa che, servito da Alessandro, svirgola all'altezza dell'area piccola. Dall'altra parte minuto 36, testa di Cesario, autentico miracolo di Remo Amadio. Il festival delle occasioni mancate continua al 40esimo con Tomassini che spreca questa gigantesca opportunità. In pieno recupero, a solo di Festa, tunnel ai danni di D'Antonio, invito al ritroso, Alessandro non impatta benissimo. Ripresa nel Giulianova, subito due cambi, Castiglia per Torelli, Ramku rileva invece Gueye. Al secondo ospiti pericolosi con Vitelli, sinistro di poco alto. Al terzo ingenuo Cissé, già ammonito, secondo giallo, Pineto in 10. I giallorossi spingono, ancora determinante Remo Amadio, questa volta in uscita su Cipriani. Di Renzo rimpiazza Alessandro, ripristinata la difesa 4. 12esimo, il Pineto riparte, sponda di Tomassini, shots per Marianeschi, tiro alto. Al 17esimo si coordina Castiglia, destro poderoso, Remo Amadio insuperabile, così come al 20esimo quando esce tempestivamente sui piedi di Cesario. Un minuto più tardi, 21esimo, ancora applausi fragorosi per l'estremo di casa, volo plastico a disinnescare il tentativo di Vitelli.
Bianciardi per Camplone, Barlafante in luogo di Cesario, il gioiellino dalla scossa, invito da sinistra, volée deliziosa sulla quale nulla può Remo Amadio, peraltro migliore in campo. Passano 4 minuti, intervento più che sospetto in area di Marini sul talentuoso Barlafante. Le rimostranze sembrano giustificate. 33esimo, testa di Speranza di un soffio sopra la traversa. Nel frattempo in campo anche Ciarcelluti, Acquadro e Pierpaoli. Negli ultimi 5 minuti suicidio giallorosso. 40esimo, ripartenza letale. Acquadro ispira a Tomassini che di giustezza infila Di Piero. 9° sigillo in campionato, il terzo dal suo ritorno con la maglia del Pineto. Al 90esimo il tris, Ciarcelluti semina lo scompiglio, super giocata sinistro di Bianciardi, Di Piero fa quel che può, tapin di Pierpaoli, classe 2000 al primo gol in D, ex capitano della primavera del Pescara, finisce 3-1, che partita! Noi torniamo da Rocco Coletti, redazione del Centro. Rocco, per chiudere con il basket, oggi è stata la giornata della festa del basket abruzzese con la presenza del presidente Petrucci che ha annunciato che il trofeo delle regioni si farà in Abruzzo, ed è stata la giornata che ha visto 25 punti di Bobby Jones nel successo di Roseto e la prima con successo, e che successo, di Sorgentone sulla panchina di Chieti. Rocco. Sì, un quadretto niente male, il ritorno al successo di Roseto ci voleva, Bobby Jones è stato preso per diventare un valore aggiunto e comincia a tenere fede alle promesse per cui è stato ingaggiato. Chieti speriamo abbia trovato un po' di pace. Abbiamo trovato un po' di pace perché sono stati un po' giorni un po' particolari, tumultuosi. Detto francamente, non ho dubbi sull'impatto di Sorgentone. Tra l'altro ha trovato una situazione non facile. Parlare di polveriera forse in questo caso è abbastanza appropriato per quanto riguarda l'ESA Teate. La speranza è che un po' alla volta possa uscire fuori da questa situazione tesa e possa diciamo inseguire gli obiettivi fissati dalla società. Riguardo alla purtroppo ha perso Teramo, purtroppo riguardo alla festa del basket, una bella iniziativa del presidente Di Girolamo, un attestato di stima, di affidabilità all'organizzazione, al sistema basket abruzzese da parte della Federazione di Roma, con l'organizzazione affidata di nuovo al Comitato Regionale Abruzzo per quanto riguarda il trofeo delle regioni, che è una manifestazione importante che al di là del valore tecnico rappresenta un momento di aggregazione, ma soprattutto un momento per promuovere le nostre bellezze per tutta quella gente che verrà da fuori regione. Rocco, noi ci andiamo a vedere per chiudere il servizio che riguarda la partita del Chieti Basket e poi i saluti finali in studio. Le parole del presidente Gabriele Marchesani e del coach Domenico Sorgentone. Contro Cesena finisce 75-56 per l'ESA Italia Pallacanestro Chieti, partita giocata molto bene soprattutto dopo l'intervallo lungo dove è stato costruito il break decisivo. La risposta che volevate, presidente Marchesani? È tanto dire la risposta che volevamo, non è che con una partita riusciamo a colmare le lacune e le cattive prestazioni che abbiamo fatto, però è un punto di partenza importante. Soprattutto perché Cesena veniva anche da una striscia positiva altrettanto importante. Ma io la reputo una delle migliori formazioni, se non forse la migliore di questo girone, di questo campionato. Oggi è chiaro che c'è stata una risposta importante della nostra squadra, ribadisco che però non abbiamo fatto niente di eccezionale, perché penso che sia il minimo dovuto da questi ragazzi per riscattare le cattive prestazioni che hanno fatto fino ad oggi, quindi però sono contento perché c'è stata una situazione positiva per noi. Simoncelli in tribuna è un po' quello che diceva in settimana in conferenza stampa quando ha fatto il paragone della Juventus con Mandzukic. Simoncelli non rientra più nel progetto tecnico dell'ESA Italia Chieti. Quindi proprio risposta chiara e definitiva sulla contestazione fatta dal gruppo dei tifosi organizzati, anche con uno striscione molto eloquente. Cosa si sente dire il presidente Marchesani? Credo che sia del tutto giustificato. Interpretata bene soprattutto dopo l'intervallo lungo dove avete costruito il break decisivo.
Sì, direi anche prima, comunque inerzia in mano. Qualche accorgimento messo su nei due giorni veri di allenamento, perché poi il sabato magari è una giornata meno intensa di allenamento, quelle cose hanno bisogno di pratica, l'abbiamo fatta nel primo tempo. Io ho visto una squadra che corre molto, a cui piace andare in transizione. Rezzano, Stanic, Ruggero, Di Carmine sono sempre stati giocatori di transizione. Sono sempre stati giocatori di transizione, non sono giocatori di transizione, per esempio la transizione che usavamo noi lo scorso anno, era una transizione molto più rigida, meno di lettura, perché non c'erano giocatori di questa caratura qui. E questa è una transizione più libera, non ho ancora guardato le statistiche particolari su questa cosa qui, ma in transizione contro piede primario abbiamo, credo, creato non solo punti ma tanti vantaggi con subendo falli, extra passe che ci portavano a tiri aperti, quindi molto soddisfatto di questo. Con il basket chiudiamo questa edizione della Domenica Sportiva. Rocco, io ti ringrazio per i tuoi interventi. Nella prima parte le critiche pungenti, siete andati proprio sulla stessa linea, tu e Gabriele De Bari con Ruscitti. Gabriele, vuoi dire qualcosa a Rocco in chiusura? No, non ho sentito il parere sul Teramo di Rocco. Qual è la tua opinione sul Teramo, Rocco? Ti annuncio che quella di Gabriele è stata durissima, tanto per cambiare. Non c'è bisogno di esprimere un parere sul Teramo, lo sanno benissimo a Teramo che sono in netto ritardo rispetto a quello che erano gli obiettivi di inizio stagione. C'è qualcosa da aggiustare e lo stesso allenatore deve aggiustare qualcosa. Penso che il mercato di gennaio possa essere l'occasione giusta per rettificare alcuni errori. Che poi il Teramo sia in netto ritardo rispetto a quelli che sono gli obiettivi è un dato di fatto inoppugnabile, sono gli stessi dirigenti, gli stessi giocatori ad ammetterlo. Perché io sostengo sempre il discorso che è stata fatta una squadra poco adatta al campionato, al girone meridionale della Serie C. Ti ci puoi abituare, però certe qualità o ce l'hai o non ce l'hai, o sei abituato o non sei abituato a giocare su certi campi, a giocare su certi ritmi e con un agonismo nettamente più alto rispetto che al nord. Rocco, io ti ringrazio. Intanto la Salernitana ha ribaltato la partita con il Crotone da 0-1 a 2-1, ancora non è finita. Grazie a Roberto Cherchi alla telecamera, Dino D'Angelo in regia, grazie a Gabriele De Bari, grazie Simone, mi raccomando, in bocca al lupo per la tua nuova carriera da allenatore, grazie a Giovan Battista Venditti e complimenti per tutto quello che hai fatto e che farai per il rugby. Presidente Pescara Rugby, mi raccomando, un bel progetto e soprattutto complimenti per questo museo del rugby che partirà domani con scopo benefico dall'Aurum di Pescara. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre alle 21, sempre in diretta su Rete 8 Sport. Buonanotte. I gotta learn how to love.